non è andata molto bene, però sono contenta della prestazione che ha fatto Clelia. Secondo me poteva andare ancora meglio, nel senso che molti break dovevamo vincerli e non fermarci come facciamo spesso, però basta vincere, quindi alla fine ci vuole coraggio e ci ho provato, ci sono riuscita, posso dare ancora di più. Il risultato è sempre in bilico fino alla fine, perché avere la supremazia cittadina tutti ci tengono, anche se siamo in Serie C, però la voglia è questa qua. E le tifoserie hanno dato un bello spettacolo, corretto, educato, hanno fatto il tifo e quindi un merito anche a loro per quello che hanno, per come hanno contribuito allo spettacolo. Ma i punti di forza sicuramente la voglia di vincere la partita, di fare punteggio pieno e quindi di mantenere questa rincorsa verso i vertici della classifica. Giochiamo ancora troppo a sprazzi, in certi momenti siamo un'ottima squadra, in altri momenti sembriamo una squadra di categoria inferiore. Stiamo lavorando tanto per ottenere questo, però chiaramente non è semplice, ci vuole un po' di tempo e un po' di voglia in più. C'è da dire che noi lo scorso anno con questo stesso gruppo abbiamo fatto la C giovanile e siamo rimasti imbattuti lungo tutto il giorno di ritorno. Il nostro obiettivo è quello di far crescere le ragazze e quest'anno abbiamo opportunamente scelto di partecipare a questa categoria in cui, ahi noi, incontriamo squadre di livello oggettivamente superiore come quella di stasera, con giocatrici che hanno calcato parquet importanti. Sono comunque molto soddisfatto delle ragazze perché comunque gioco con 3,98 titolari e di questi tempi, voglio dire, il nostro obiettivo con gente che rimane in partita fino al 28-26 del quarto set contro squadre di questa caratura è un obiettivo sicuramente raggiunto. Io credo, al di là della forza, io credo che ci sia una differenza sostanziale di esperienza. Le mie, devo dire, stasera sono contento perché rispetto alle ultime due prestazioni, stasera se la sono giocata alla pari fuori casa contro una squadra forte e quindi solo questo per noi è già un grosso risultato. È sempre un derby, credo che tutte e due le squadre erano cariche, volevano fare bella figura e in realtà hanno dato vita ad una gara appassionante con grandi recuperi sia da una parte che dall'altra, anche se permangono degli errori approssimativi, però in un derby ci può stare tutto, insomma.
risultati, dopo le prime giornate in cui veramente, non lo so, noi che avevamo costruito la squadra la vedevamo irriconoscibile, adesso incominciamo a vedere un po' di tutto. Oggi è stata una bella partita sofferta, abbiamo giocato con i ricambi che sono entrati e hanno fatto la loro onesta, anzi ancora di più, bella partita e abbiamo vinto questo derby. Il derby è sempre una partita un po' particolare, infatti si è visto stasera, è stata una bella pallavolo. Per quanto riguarda la tifoseria è stato bellissimo da Aversano vedere le due tribune completamente piene, sia i nostri tifosi sia i tifosi avversari, ma avversari solamente su un campo perché siamo tutti quanti aversani, e quindi da Aversano mi ha fatto tantissimo piacere una cosa del genere. Poi per quanto riguarda la mia squadra, ripeto, si è visto un po' il carattere, poi è stata una partita pazza, soprattutto nell'ultimo set, break di 6 punti prima dalla parte nostra poi dalla parte loro, cioè veramente la poteva vincere chiunque questa partita ed è stato bello così.